Andiamo un caffè, stasera con noi Francesco, presente dei nostri tifosi. Chi sei? Chi ti chiami? Sono Francesco Caputo, sono un giocatore del Siena ora e niente, vengo da Bari e... Un Siena che vola, si può dire, sabato scorso una vittoria importantissima. Sì, questa è stata una partita importantissima a cui ci abbiamo tenuto molto sin dalla settimana precedente, dalla partita, quindi l'abbiamo preparata in un modo molto bene per arrivare a me. Credo che l'hanno visto tutti, hanno fatto una grande partita. Questo sta a significare che comunque noi stiamo sul pezzo e non voleremo fare la trasferta. Il sabato prossimo è una trasferta che per noi conta degli altri e la partita della vita, anche perché 30 anni fa speriamo tardi 30 di ritornarci a questo. Per gli altri la partita della vita, per noi, come ho detto, è una partita solamente per i 3 punti, anche se è un derby, però non ci pensiamo più tanto. Noi la stiamo preparando come tutte le altre partite al meglio per andare là e giocarci, cioè per prendere i 3 punti che secondo me sono molto importanti, ancora più di quelli di Vicenza. Guardiamo poi, arrivata sera a gennaio, sposato con... No, sposato. Mi devo sposare giù. Ah, quindi si vince il campionato. Poi mi sposo, ovviamente. Però, babbo di una bambina. Sì, sì, ho una bambina di 17 mesi, che è la cosa più importante della mia vita. Sì, sì. Insieme a noi, naturalmente, niente, mi ha detto, mi sposo a giugno, vinciamo sul campionato, mi sarà col Siena e poi si fa presto. E se da bambina ho fatto già la domanda al Mastro Muzio, decide di seguire le orme del padre e di fare la calcettina? Ora c'è 17 mesi, ce ne vuole il tempo, quindi... Guarda, ci fu Mastro Muzio che era lì proprio il giorno della festa della donna e lì proprio con il calcio e roba da qui, proprio con una frase del genere, proprio... No, io non dico questo, però non so se c'è come fare. Quello che vorrà fare vedremo, noi decideremo. Giornali del 1 febbraio 2011. Torino si rinforza, Atalanta si rinforza, Siena non compra nessuno e si demolisce. Te che ha pensato? No, io sinceramente neanche non leggo i giornali, quindi ora lo sto sapendo da te, quindi non lo sapevo, però sono cose che scrivono i giornalisti, quindi sono liberi di fare quello che vogliono, noi accettiamo tutto, andiamo avanti. Campo però mi ha dato ragione. Vabbè, il campo è sempre quello, cioè, è la cosa principale a cui dà ragione, quindi se il Siena si è indebolito siamo a un punto da primo posto e a 10 punti sopra il Novara, quindi il motivo ci sarà. Qualcosa del spogliatoio che ci dici? Qualche segreto, no, personaggio, oltre al solito Torinello? Oltre al solito Torinello che ormai... No, voglio solo dire che è un gran gruppo, un gruppo unito, veramente mi hanno accettato in una maniera pazzesca. Sai, entrare in un gruppo dove si vince, dove già si è formato, non è facile, invece sono stati veramente grandi corsi, solo col gruppo poi va bene. Qualche personaggio? Il personaggio c'è Troianello come sempre al primo posto perché è unico. Poi c'è, c'è tutti i bravi ragazzi, non c'è quel personaggio principale, c'è Troianello, però. E del mister? Del mister, gran mister, perché sapete tutti, a me mi ha lanciato in Serie B. Io devo tanto a lui perché comunque grazie a lui sto a questi livelli e grazie a lui sto qua perché lui è stato lui a volermi insieme al direttore. Quindi di lui non posso fatto che farla bene. Conte, la sua mentalità senza dubbio che ci sia stata l'arma in più che questo sia, non so, da mesi tira al Conte, io ti ho detto prima dei ragazzi che comunque sono grandi sensazioni che ho vissuto la prima parte, che il mister è sempre quello che sta sul pezzo, non vuole che si molla mai,
che l'hanno fatto, eravamo in Serie A, 4 giornate d'anticipo, non ho mollato niente. Qui controlla la sera, controlla la sera, cosa mangiare, non ho mollato niente perché voleva arrivare prima. Lui è così, chi lo segue sa che fa bene. E tessere retta non li conosco sinceramente, no, che, cioè conosco come nome, ma non l'ho mai avuto. Loro si interessano parecchio a noi, è normale che loro vedono, sperano che noi vogliamo, ma vedono che dura. Secondo me, se noi vincendo con queste vittorie che facciamo, loro mollano, poi dicono non ce la facciamo a tenere il passo del Siena. Se dovessi cercare una giornata questa sulla in Serie A, ora, io tanto pure molti spero, credo, quando andremo ad Ascoli. Io, per mio, spero in casa, molto di festeggiamo in casa. Festeggiamo in casa. Siamo andati in Serie A fuori casa a Piacenza, quindi questa mazzia che ci porta bene, andiamo fuori casa ad Ascoli, l'importante è che andiamo prima possibile. Però Ascoli è di venerdì, quindi la gente il giorno non lavora, si può far tardi. Ascoli di venerdì? Sì, però arriverete alle 4 a Siena. Quando si vede Ascoli, si arriverà. Ascoli, si arriverà. Non si va con le foto. A casa Pignotti. E se si va di sopra, che si fa? Oltre a sposarsi. Qui a Siena siamo abituati a fare Fioretti. Siamo compagni di squadra, ci hanno promesso una sambuca flambé collettiva. E quella oramai si fa quello che si può. Si festeggia sicuramente, un po', non lo so. Sicuramente sarà qualcosa di straordinario, di bello. Siena, secondo me. Sicuramente, bisogna. Comunque è stato 7 anni, 8 anni se ne hanno, 7 anni consecutivi sono tanti, poi è una bella città, una bella piazza, si sta bene, si vive serenamente, lo posso dire, quindi credo che sia una vita sì, questa Serie A, ma non è possibile. Anche se ti spendi il cuore della pubblica che ti viene, se ti senti? Io mi è rimasto in mente che fanno il cuore, non la so tutta, però ci rimane che la stanno a tutti. Tutto sì, non mi ha lasciato nessuno spazio per intervenire. Io chiudo dicendo, Bolzoni venne qui prima della trasferta, prima di Modena. Sì. Mastro Nunzio venne qui e ci andò vicino così con l'Empoli. Guarda, io ho visto anche gol al Grosseto nelle mie stagioni che ho fatto. Speriamo che. Visto anche che hai, come ci hai detto te, hai esordito. Ho esordito con tripletta. Ho esordito con mister. Serie B, con Grosseto, Grosseto. No, in quasi. Allora, vabbè, che va bene uno. Uno a volo. Ultima cosa, ma bel Monti che abbiamo fatto. No, è stata un'esultanza un po', ce l'avevo un po' con me. Io ce l'avevo con alcuni. Con alcune persone dello staff di Bari, quindi è stata un'esultanza un po' così di nervoso, di liberazione. Mi sembrava andato a trovare per molto vicino, non volevo dare più, volevo spostarlo, lui si è curato. Infatti mi sono col piacenza di bravo Francesco, tutti così bravo, però cazzo chi sprende, ci sta l'importante è far gol. Speriamo bene per ciao, se qui siamo qui, grazie mille a Francesco. Grazie a voi, ciao a tutti.